Il benvenuto, il bentornato negli studi di Tempo Radio. Lo diamo all'assessore del comune di Casaloldo, di nuovo con noi, l'assessore Emma Raschi. Bentornata. Grazie, grazie a tutti. Gli ascoltatori sono invitati sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 338 17 19 105. Ricordiamo anche che se volete chiamarci potete fare lo 0376 63 17 09. L'indirizzo mail invece è diretto chiocciolatemporadio.it e poi ancora vi invitiamo a usare anche la pagina Facebook, quella di Il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, sulla quale siamo in streaming, quindi ci potete seguire e scrivere. Dunque, allora, lei è assessore all'istruzione e alla cultura, esatto, giusto? Esatto. Quindi queste sono le sue deleghe e quindi inizio anno si parla sempre di diritto allo studio. Esatto, piano per il diritto allo studio che è stato approvato nell'ultimo consiglio comunale celebrato a Casaloldo e ovviamente un piano per il diritto allo studio che per il comune di Casaloldo, che è insomma un comune relativamente modesto, comporta una spesa significativa, perché sono stati investiti oltre 200.000 euro per le nostre scuole del territorio, le scuole pubbliche, ovviamente la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Io da genitore ho tre figli e quindi so che cosa significa essere presenti nella scuola. Da genitore forse inesperto non si capisce bene che cosa sia il piano per il diritto allo studio, a volte siamo subissati da queste definizioni magari altisonanti che poi non ci dicono niente in concreto. Ecco, vorrei chiarire, e questo lo faccio per i miei genitori, ma anche per questo vale proprio a livello nazionale, che il piano per il diritto allo studio non è altro che la sintesi di tutto quello che l'ente locale, nello specifico il comune di Casaloldo, fa per permettere e agevolare gli studenti del proprio territorio ad accedere al diritto allo studio. Quindi comprende tutta una serie di interventi che vanno dai servizi collaterali alla didattica, tutto quello che riguarda la promozione, l'arricchimento, la valorizzazione dei progetti che si svolgono, che si portano avanti all'interno delle ore di scuola. E poi comprende anche tutte le manutenzioni, tutti gli interventi che si fanno sugli edifici scolastici. Ecco perché il piano per il diritto allo studio, intanto si chiama piano perché è davvero molto articolato, e comprende tutta una serie di elementi. Se voglio entrare nello specifico, che è quello che appunto mi riguarda nel dettaglio, Casaloldo, l'amministrazione, quindi il comune, ma ci tengo a dire, in qualità di amministratore, io da una parte ricevo i fondi dai miei cittadini e mi sento in dovere di dichiarare con trasparenza, con molta limpidezza quello che faccio per i miei cittadini, perché significa dire quello che prendo, dove lo investo. Quindi nel piano per il diritto allo studio, che tra l'altro invito ad andare a consultare in modo dettagliato sul sito del comune, e ho anche distribuito proprio ieri sera recentemente nelle riunioni con i miei genitori, i genitori che entreranno nel prossimo anno, del primo anno della scuola dell'infanzia o il primo anno della scuola primaria, una sintesi ovviamente sempre parziale come tutte le sintesi di questo piano. Però intanto tranquillizzare i genitori, nel senso che tutti i servizi che erano già stati messi attivati negli anni precedenti sono di nuovo riconfermati e se possibile potenziati dal punto di vista della qualità. Allora, per i servizi intendo ovviamente il prescuola, quindi l'accoglienza dei bambini in un orario in cui le insegnanti non sono ancora attive, non hanno ancora preso servizio, di questo si occupano i ragazzi del servizio civile. Grande risorsa che lo Stato ovviamente ci mette a disposizione, di chi ovviamente aderisce con questi bandi, tra l'altro con legittimo orgoglio posso dire che il Comune di Casaloldo ha promosso, i ragazzi fanno parte appunto, quelli attualmente in essere sono il frutto di questo bando, che è arrivato sesto in Lombardia, quindi tra tutti i comuni o gli enti, le associazioni che hanno aderito abbiamo avuto un punteggio decisamente alto. Quindi servizi, ripeto, di prescuola, servizi di post scuola, quindi se il genitore ritarda nel recupero diciamo del bambino, ci si occupa di trattenerlo in un ambiente protetto e anche sorvegliato.
servizi di mensa scolastica, servizio di tempo integrato fino alle 4, quindi i bambini vengono trattenuti, ovviamente chi lo desidera, è un servizio a richiesta, trattenuti nel plesso scolastico e li si segue nei compiti, tutto quello che è ovviamente lo svolgimento del lavoro che dovrebbe essere domestico. Poi dalle 4, dalle 16 alle 18, ulteriore prolungamento di orario per quelle famiglie che hanno necessità lavorative, e in questo caso ai bambini vengono proposte attività alternative, come può essere andare in biblioteca, una breve passeggiata all'aperto se il tempo lo consente, comunque sia vengono fatti uscire da scuola, diversamente sarebbero troppe le ore in cui i bambini insomma risiedono nello stesso ambito. Il trasporto scolastico, il trasporto quindi col pulmino, che prevede sia l'ingresso, l'uscita, ma anche il trasferimento a casa dei bambini che si fermano per i compiti, quindi sono tre diciamo i viaggi che vengono attivati. Ecco, tutti questi servizi sono stati confermati con le tariffe invariate per i nostri utenti, per i nostri cittadini. Quando dicevo di qualificare il servizio, intendevo che non è sufficiente dichiarare di averlo attivato, è anche necessario che questo servizio abbia una sua qualità. A questo proposito vorrei precisare che per esempio i bambini che si fermano nel pomeriggio per lo svolgimento dei compiti erano arrivati ad un numero tale che rendeva necessario implementare il numero di figure. Quindi il comune si è attivato affinché non ci fosse solo l'educatore professionale coordinatore sempre presente e due ragazzi del servizio civile sempre presenti, come era stato pensato inizialmente, ma al primo sintomo di difficoltà sono state inserite due figure qualificate ulteriori, quindi che sono due giovani diciamo con competenza nell'ambito specifico, e sono due dote comune, quindi altre due misure regionali che abbiamo, alle quali il comune ha potuto accedere grazie a queste formule, diciamo così, di lavoro che ci vengono messe a disposizione, e una ragazza volontaria, una studente volontaria che Deo Grazia ha voluto dare la sua disponibilità pomeridiana, questo le fa onore, e diciamo io invito molti dei miei ragazzi studenti ad avvicinarsi a questa esperienza, lavorare per la propria comunità. In questo caso questa ragazza, questa studente lo fa in modo gratuito, acquisisce competenze nel campo perché lei ambisce a lavorare appunto nell'ambito dell'istruzione, e il comune ben volentieri le riconosce questi crediti formativi che poi mi auguro la scuola vorrà, come dire, vorrà tenere conto, ecco, della scuola. Dicevo che a fianco di tutto questo che il comune fa e che rientra a pieno titolo nel piano per il diritto allo studio, ci sono tutti i progetti didattici, e lì che spaziano dall'arte, dall'educazione motoria, all'educazione musicale. Quest'anno sono particolarmente orgogliosa di poter dire che l'educazione musicale sta procedendo diciamo a livelli molto molto alti, e qui vorrei dire che non si tratta di suonare gli strumenti classici, gli strumenti tradizionali. Normalmente quando si parla di scuola si pensa al flauto. Ecco, noi abbiamo inserito un progetto con l'associazione musicale L'Accademia, un progetto finalizzato all'avvicinarsi alla pratica di strumenti a fiato, ma anche di strumenti ad arco. Si insegna il violino, il violoncello, si insegna il pianoforte. Ecco, voi capite che l'intervento è di una qualità, diciamo, molto alta. E scolaresche, classi, che anche dal punto di vista della agitazione sono a volte iperattive e difficilmente contenibili, avvicinati ad uno strumento di questo tipo, sembrerebbe strano a dirsi, ma danno dei risultati veramente stupefacenti. Bambini che normalmente sono abbastanza agitati vivono il momento dell'educazione musicale in modo encomiabile. Addirittura lo strumento viene dato a casa perché si crei questa empatia con il bambino, e da lì poi speriamo di poter avere, come dire, un proseguo anche in orario extrascolastico e anche oltre la scuola.
altri progetti mi fa venire in mente che la scienza ha dimostrato che le onde cerebrali, per chi impara a suonare uno strumento, hanno determinato, insomma, tra l'altro diventano più bravi anche in matematica. Matematica, lo dicono, sì, è appurato. Chiedo scusa per questa interruzione. No, ma io poi mi lascio prendere, quindi mi interrompa pure. Facciamo una cosa, Assessore, interrompiamoci veramente un attimino con l'assessore del Comune Casaloldo, Emma Raschi, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Torniamo. Siamo in compagnia dell'assessore del Comune di Casaloldo, Emma Raschi, diversi messaggi che sta ricevendo l'assessore, tra poco diamo voce a tutti gli ascoltatori. L'avevo interrotta prima, stava parlando del servizio appunto educazione musicale con grandissimi risultati. Sì, era uno dei progetti, è uno dei progetti attualmente in essere, a cui aggiungo lingua inglese, potenziamento della lingua inglese, aggiungo educazione artistica. Abbiamo appena inaugurato una mostra che è stata anticipata da un intervento di un docente universitario che l'ha qualificata come un'ottima esperienza proprio per avvicinare i bambini anche di interpretare la grande arte, ma a parte i progetti che prevedono un investimento notevole, sono 23.000 euro di progetti sulle nostre scuole, io vorrei focalizzarmi anche su un altro aspetto che ho già detto prima. Anche l'intervento sugli edifici scolastici fa parte di quella modalità in cui si favorisce l'accesso allo studio. Allora, quest'anno l'amministrazione di Casaloldo aveva intenzione di riqualificare l'impianto termico della scuola, l'ha iniziato in autunno ed è già stato completata, quindi questa riqualificazione termica è già stata fatta. La spesa iniziale prevedeva un investimento di circa 60.000 euro, se non che all'inizio, appena iniziate le pratiche, ci siamo accorti che la scuola era sprovvista di pratica antincendio, che era stata congelata fin dai primi anni 90. Quindi la scuola da questo punto di vista era inagibile e bisognava rincorrere, e colmare questa lacuna. Quindi immediatamente l'amministrazione si è messa in moto per poter arrivare ad avere questa pratica. La pratica è stata raggiunta, quindi abbiamo fatto una prevenzione antincendi, poi abbiamo messo mano all'impianto elettrico, l'impianto termico, abbiamo fatto opere edili e il costo complessivo di tutte queste opere è ammontato a 135.000 euro, circa 135.000 euro. Ripeto, avevamo promesso che si partiva in autunno, siamo partiti e abbiamo anche già completato. Un altro elemento che vorrei mettere in evidenza è per i nostri alunni della scuola pubblica, quindi infanzia e primaria. Abbiamo fatto un investimento di circa 1.000 euro a bambino, se vogliamo proprio quantificare l'investimento complessivo e dividerlo per il numero di utenti, che sono 199, questo è proprio un calcolo matematico, ma il Comune non dimentica anche l'asilo nido privato che abbiamo sul territorio. È un asilo che non è comunale e quindi il Comune, se volesse, potrebbe anche evitare di occuparsene, ma questo non è la nostra intenzione. Ripeto, è un'agenzia educativa che è sul territorio e di questo noi ci facciamo carico. È un asilo che ha delle competenze e quindi svolge bene il suo lavoro. 25 utenti che sono soddisfatti dell'offerta che viene fornita, ma il Comune investe per questa struttura oltre 60.000 euro. Ripeto, è un asilo privato, noi siamo ben felici di investire in un'agenzia educativa che comunque offre un servizio importante per la cittadinanza, ma se vogliamo ricalibrare la cifra che dicevo prima, dividere il monte dell'investimento per il numero di utenti, se abbiamo un investimento di 1.000 euro per i bambini della scuola pubblica, abbiamo un investimento di oltre 2.000 euro su questi 25 utenti, quindi è davvero importante, direi, e va riconosciuto al Comune di Casaloldo questa significativa attenzione ai nostri bambini. Ecco, io ho iniziato la spiegazione in consiglio comunale di questo piano per il diritto allo studio con un messaggio, con una
una citazione di un proverbio africano che ormai sta venendo usato abbastanza spesso, che per crescere un figlio ci vuole un villaggio. Ma io ci credo fortemente e soprattutto sono orgogliosa di dire che il mio comune, Casaloldo, quindi i miei cittadini tutti insieme, perché lo ripeto, i fondi che si investono sono semplicemente soldi che vengono dati dai cittadini e ai cittadini devono ritornare in qualche modo in termini di servizi. Questa mia comunità è il villaggio che si fa carico di educare questi nostri figli. Cresceranno solo se noi riusciremo a trasmettere educazioni, valori e cultura, e di questo dobbiamo sentirci tutti responsabili. Ecco, ci tengo bellissimo, tanto. Bellissimo, io non lo conoscevo ed è stupendo invece questo, grazie, questo proverbio. Dunque, le posso leggere alcuni messaggi? Volentieri. Allora, saluto Elisabetta che, vabbè, insomma, si lamenta del servizio scolastico a livello statale, non, però mi diceva nella pausa lei che i vostri insegnanti sono stabili, sono... Sì, i nostri insegnanti per fortuna... Io li ringrazio e voglio essere molto grata ai nostri insegnanti perché si stanno veramente spendendo anche dal punto di vista umano e non solo professionale. Poi saluto un ascoltatore che ha mandato, vabbè, i dati sui stipendi suoi di sua moglie, chiede insomma se si può aiutare. Probabilmente c'era anche un altro, un secondo messaggio appunto nel quale si chiede se il comune dà un aiuto per calcolare l'ISE eccetera, perché praticamente un aiuto nel senso economico praticamente, in quanto tra stipendi, gli stipendi bassi, affitto della casa, dice proprio, voglio evitare di leggere le cifre nude e crude, ma dice come allora, faccio a mandare figlio all'asilo? Io so che all'asilo, in scuola dell'infanzia, sì, intende, sì. A scuola dell'infanzia intanto, a parte il fisso mensile, altre spese non ce ne sono. Si può anche non lasciare il bambino in mensa, cosa che io peraltro non consiglio perché fa tutto parte dell'impegno educativo, però dal punto di vista dell'aiuto economico però il comune ha attivato una serie di doti, diciamo così si chiamano queste misure regionali, in aiuto proprio all'affitto, al pagamento dell'acqua, delle bollette che magari la famiglia insomma deve, quindi ecco, è bene rivolgersi agli uffici specifici per avere informazioni di questo tipo, anche per le famiglie numerose, dote sport. Ecco, mi stanno venendo, mi sovvengo ecco, di varie misure. Benissimo. Saluto Lina che dice: Assessore Raschi, le manifestazioni culturali sono una sana educazione per la comunità, grazie per quello che fa. Quindi... Io sono d'accordo che siano, ecco, le manifestazioni culturali dell'anno appena concluso sono state davvero tante. Se dovessi fare l'elenco, ecco, spazierebbero dall'arte alla letteratura, alle serate di teatro. Abbiamo perfino messo in atto un'opera lirica per ben due volte, abbiamo fatto il tutto esaurito. Credo che stiamo rendendo la cultura fruibile a tutti, dai bambini fino agli adulti. Magari facendo scoprire che la cultura non è noia. Non è noia, esatto. Ecco, è una cosa sulla quale puntiamo e sempre. E mi sto ripromettendo, questa è una cosa che mi sono posta come obiettivo dell'anno che è appena iniziato, di avvicinare i giovani e gli adolescenti, cercando di fargli capire che non è scuola la cultura. Beh, lei parlava prima di appunto educazione artistica, sa benissimo, sono aumentati i visitatori, dato positivo, per esempio i musei vaticani, che sono più grandi e più ricchi del Louvre, ma comunque hanno circa un decimo dei visitatori all'anno del Louvre comunque. Ma lì sta tutto nella promozione e soprattutto nel far scoprire alle persone, questo io l'ho sperimentato, che portare le persone ad una visita senza averle preparate preventivamente significa fallire. Allora che cosa ho pensato? Siccome io nasco insegnante, ho pensato di attivare delle serate informative preventive alla visita e le ho fatte sia dal punto di vista letterario, per esempio presentando la figura di D'Annunzio, sia dal punto di vista artistico presentando le figure di Giotto e da lui a seguire fino a De Chirico, e poi ho preso il gruppetto che si era reso disponibile a questa esperienza portandoli presso la mostra di Giotto e De Chirico, portandoli presso il Vittoriale, e allora mi ringraziano perché dicono finalmente sono riuscito a capire quello che vedo, quello che è un po' come legge il riassuntino prima di vedere un balletto, prima di assistere a un'opera lirica, così l'opera capisci lirica quello che guardi. L'opera lirica è stata spiegata durante l'esibizione perché la gente potesse fruirne appieno, diversamente non la capisce e quindi non l'apprezzi. Le leggo un altro messaggio: Assessore, per i cittadini sta veramente facendo tanto e poi lo fa con professionalità e passione, grazie da parte di un gruppo di genitori. Per quanto riguarda le iniziative culturali, c'era anche Alex che dice: le iniziative culturali sono ottime, purtroppo arrivano sempre le stesse persone.
voglio dire ad Alex che questo non succede solo a casa Loldo, succede anche a casa mia, per esempio. Però le iniziative culturali sono aperte a tutti, esatto. E quindi io mi auguro di avere sempre maggiori utenti. La colpa non è di quelli che vanno sempre, è di quelli che non vanno mai. Quelli che non vanno, esatto. Allora, bravi, la cultura è quel poco che ci resta, è l'unica cosa che ci distingue dagli uomini e dalle donne grigie della finanza, e basta. Richiama Momo un attimino. Di Michael, io sono d'accordo sul grigiore e sono d'accordo che la finanza, che nella mia testa equivale a numeri aridi e asettici, produce poca cultura. Preferirei appunto altri ambiti, e quindi più colorati, per richiamare la metafora dell'ascoltatore, ecco, non grigi. Lei dice, assessore, lei cosa pensa della collaborazione con Castel Goffredo, che offre più possibilità? Allora, io aperta a tutte le collaborazioni, anzi vorrei dire che là dove non riesco a raggiungere diciamo determinati eventi, perché sono oltre le mie possibilità, ben volentieri collaboro con le biblioteche della zona, che magari, o altre associazioni che organizzano questi trasferimenti e ai quali io mi appoggio. Magari Castelgoffredo organizza di più e io ben volentieri aspetto che mi si informi, ecco, di queste manifestazioni, per poter quantomeno aderire, se... però aspetto anche quelli di Castelgoffredo che vengano ad aderire, certo, alle nostre. Noi facciamo un lavoro di spionaggio, dopo abbiamo il sindaco, glielo... Ecco, magari glielo vediamo, comunichiamo. Va bene. Però io so che la bibliotecaria di Castelgoffredo spesso viene alle nostre manifestazioni. Questo è ottimo. Raschi, lei ha un fiume di idee che regolarmente mette in atto per il bene del paese, firmato Lucia. Bene, salutiamo, grazie. Anche Lucia. E assessore, grazie per quello che fa per la nostra cittadina, firmato Maria anche, quindi un saluto anche a Maria. Allora, dunque, siamo... Io comunque vorrei dire che il mio unico scopo è quello di servire la mia comunità, perché nient'altro mi ho come finalità, e di dare opportunità, ecco, mettere a disposizione opportunità, poi mi auguro che le persone riescano a coglierle, ecco. Per cui è un impegno appunto per la comunità. A proposito, siamo in chiusura a questo punto, quindi io comincio con ringraziare l'assessore alla cultura e all'istruzione del comune di Casaloldo, Emma Raschi, e le chiedo come vuole salutare i suoi concittadini. Ma con un buon anno di cultura. Io sulla pagina Facebook dell'assessorato alla cultura, i primi giorni dell'anno, ho pubblicato una foto che come dire, rappresentava un viale del nostro paese, uno dei punti, degli scorci più suggestivi, dicendo buon anno di cultura, e quindi questo vorrei che fosse un avvicinamento, perché comunque la cultura crea sempre ponti, e se potessimo percorrerli e quindi creare relazioni, creare nuove possibilità, sarebbe un anno di successo. Veramente. Grazie, assessore. Grazie a voi.